Il segreto del bosco vecchio di Dino Buzzati. Noi abbiamo già fatto 15 video sui racconti di Dino Buzzati e anche su alcuni romanzi come Il deserto dei Tartari, Un amore e la famosa invasione degli orsi in Sicilia. Ecco, anche questo è un po' a metà tra il racconto e il romanzo, nel senso che è un racconto lungo, questo racconto fantastico che leggeremo oggi. O comunque di cui parleremo oggi, Il segreto del bosco vecchio, appunto di Dino Buzzati. Non mi soffermo sulla biografia di Buzzati perché ci siamo soffermati già tante volte su di essa. Vale la pena però di dire che questo è il secondo libro di Buzzati. Viene dopo Barnabo delle Montagne ed è del 1935. Alcuni lo definiscono infatti ancora un'opera immatura, un po' acerba, però è chiaro che ci sono elementi in quest'opera che poi ritroveremo in tantissime opere di Buzzati. Per esempio, la ricerca di un senso della vita, il confronto con il mistero, con ciò che è misterioso, con ciò che va al di là della realtà immediatamente sensibile, tangibile. Infatti, diciamo, nei testi di Buzzati lo sappiamo. È presente anche ciò che è inconoscibile, ciò che è irrazionale, se vogliamo. E lo vediamo molto chiaramente in questo piccolo romanzo del segreto del bosco vecchio. I luoghi metafisici, immagini simbolo della solitudine e dell'impossibilità di sfuggire al proprio destino. Evidentemente qua il luogo metafisico è proprio il bosco vecchio. È chiaro, è evidente anche, qui dobbiamo ricordarlo, anche per ricordare almeno questo aspetto importante della vita della biografia di Dino Buzzati, che lui era molto legato alle montagne. Lui amava moltissimo le montagne, da lì veniva, lavorava a Milano, ma appena gli era possibile cercava di trovare gli spazi aperti, insomma, della montagna, delle passeggiate estive o delle sciate invernali. Era proprio amante della montagna al 100%, Dino Buzzati. L'inesorabilità dello scorrere del tempo è presente in tanti racconti, anche di alcuni, in alcuni racconti che noi abbiamo letto insieme, come ad esempio Eppure battono alla porta, i sette messaggeri, le mura di Anagur, l'inutile attesa poi in modo particolare sul tempo. Incentrato quel racconto che abbiamo letto insieme, ma è presente, lo vedremo anche nel romanzo che leggeremo oggi. Oppure la sacralità della natura, caspita, questo è proprio evidente, direi, questa sacralità rappresentata dal bosco vecchio, popolato da geni, alberi viventi, animali parlanti, e quindi risulta evidente, palese in questo racconto. Appunto il sacro anche all'interno della natura, a metà fra, diciamo, l'animismo, ecco, perché come stavamo dicendo, gli spiriti, la natura è fatta di spiriti nascosti che ci osservano, che riflettono e parlano, e certe volte si fanno anche udire, no? Dall'uomo, piuttosto che da altri tipi di sacro, ecco, di rappresentazione del sacro. Però c'è questo aspetto indubbio, no? della sacralità della natura. Adesso, la chiave panteistica potrebbe essere una spiegazione sicuramente, ma non solo. Il passaggio dall'infanzia alla maturità, dalla fantasia alla razionalità, laddove negli scritti di Buzzati, e lo vedremo soprattutto in questo, di oggi, indubbiamente l'aspetto più positivo, no, è quello dell'infanzia, è quello della fantasia, che viene poi nascosto, obliterato dalla razionalità, ma certe volte anche negli uomini adulti ricompare questo aspetto infantile, caratterizzato per esempio dallo stupore nei confronti della natura, quindi dal rispetto maggiore della natura. Benvenuto, uno dei protagonisti del nostro romanzo è il giovane ragazzo che è proprio in questa fase importante del passaggio dall'infanzia alla maturità. Lui,
forse fa un percorso inverso, lo vedremo, rispetto all'altro grande protagonista di questo romanzo, che è invece lo zio Sebastiano Procolo. Benvenuto vuole abbandonare il mondo costituito dalle fantasie, gli spiriti del bosco, le creature dell'immaginazione, per entrare nell'età della coscienza, nel mondo degli uomini, che però è spesso fatto di cattiveria e di crudezze, e forse quindi non è un passaggio così positivo, appunto, vi dicevo, quello, almeno per come ce lo presenta Buzzati, quello dalla inconsapevolezza alla consapevolezza, ma questo lo sappiamo, no? Anche in altri autori, pensate per esempio come grande precedente Leopardi, no? Che almeno in una prima fase, no? Fase del pessimismo storico, molto esaltava proprio la fase primordiale, primigenia della umanità e anche della la prima fase della vita degli uomini. La caduta e la redenzione. Anche questa è una tematica presente anche in altri testi di Dino Buzzati, e pensate a Un amore, ad esempio, molto esplicitamente, diciamo, autobiografico. In questo caso la caduta è quella di Sebastiano. Sebastiano, incancrenito dalla vita, divorato dal demone dell'avarizia, riscopre inaspettatamente il contatto con la natura. Egoista com'era, alla fine si dimostrerà altruista fino al sacrificio. E così un'ombra tremenda, lunghissima, più lunga di quanto fosse in altezza la sua persona, lo aveva accompagnato, lo accompagna per gran parte del romanzo. Alla fine però quest'ombra scompare, no? E quindi è anche una specie di simbolo, insomma, di metafora del superamento della fase di depressione, di oscurità, no? Nella quale era imprigionato Sebastiano. Alla fine, dicevamo, l'ombra scompare, poi ritorna, quando però l'uomo si risolleva ritrovando l'affetto per i cari. Ma questo romanzo è anche interessante per un'altra tematica molto importante, che è la tematica di tipo ecologico. È infatti Ante Litteram un testo che ha come tema proprio la salvaguardia dell'ambiente, cioè la necessità che l'uomo possa convivere con l'ambiente naturale che lo circonda, perché se sopravvive l'ambiente, sopravvive anche lui, se sopravvive l'ambiente, sopravvive l'umanità. È estremamente moderno quindi questo aspetto, no? Presente in questo testo di Dino Buzzati. Come vedete in questa prima slide abbiamo accostato la copertina del libro, così come si presenta, io ne avevo un'edizione insomma precedente, no? Così come si presenta oggi nell'edizione Oscar Mondadori. Il libro è stato pubblicato, dicevamo, nel 1935, e invece la locandina del film Il segreto del Bosco Vecchio, un film di 2 ore di Ermanno Olmi, regia di Ermanno Olmi. Sappiamo di come Ermanno Olmi sia stato in grado di rappresentare, pensate, l'albero degli zoccoli, no? Un mondo ancestrale, un mondo primigenio, un mondo strettamente a contatto con la natura anche in altri film. E poi il protagonista Sebastiano Procolo, interpretato proprio da Paolo Villaggio, il quale fa veramente una signora figura in questo ruolo, che è così diverso, insomma, da quello che, da tanti ruoli che lui ha interpretato in film comici o film anche proprio suoi, no? Quindi molto interessante anche la versione cinematografica di questo film, che in un certo senso anche ha riportato l'attenzione sul libro. Passiamo adesso a parlare dei personaggi di questo romanzo. Anzitutto la storia ha un suo fondamento realistico, potremmo dire così, no? Nel senso che c'era un bosco, no? Con una tenuta quindi boschiva, in buona sostanza, che circondava una casa, una piccola villa di montagna, definiamola così, il cui proprietario, Antonio Morro, a un certo punto muore,
e quindi lascia questa proprietà in eredità ai pochi parenti che gli sono rimasti. Attenzione, Antonio Morro era stato molto rispettoso del bosco che circondava la sua casa, la sua villa. Non ne aveva toccato neanche un ramo, si può dire. Addirittura non aveva fatto portare via, non aveva neanche sfruttato le piante che magari erano cadute da sole. Figurati quindi addirittura al pensare, anche solo minimamente pensare di poter abbattere delle piante o degli alberi, non gli era passato neanche per l'anticamera del cervello. Fino a quando però, dicevamo, muore e lascia in eredità questa sua proprietà a due persone che sono, come abbiamo detto, gli unici suoi parenti, che sono un nipote e un pronipote. Il nipote sarebbe appunto il colonnello Sebastiano Procolo, che però per una clausola dell'eredità sarebbe entrato in possesso della sua parte di eredità solo ed esclusivamente nel momento in cui fosse andato in pensione. E allora così il colonnello Sebastiano Procolo va in pensione, anche se lui amava moltissimo il suo ruolo, no, di appunto comandante, di colonnello, quindi di amava farsi rispettare e obbedire dai suoi sottomessi. Un'altra parte di eredità però spetta al pronipote, quindi al nipote dello zio, al nipote di Sebastiano Procolo, e quale Sebastiano Procolo era nipote di Antonio Morro, quindi in buona sostanza Benedetto Procolo era per Antonio Morro il pronipote e Antonio Morro per Benedetto Procolo era il prozio. È un ragazzino orfano, dodicenne, beneficiario della restante eredità, che quindi è ripartita fra Sebastiano Procolo e Benedetto. Questa cosa, insomma, non va molto a genio a Sebastiano, che vorrebbe la proprietà tutta per sé, anche per poterne fare quello che vuole. Nel corso della storia si incontrano anche altri pochi personaggi, per esempio Giovanni Aiuti, che è un uomo di mezza età e fattore, ex fattore del Morro, diventa quindi fattore, quindi responsabile della tenuta della proprietà per conto stavolta del nuovo padrone Sebastiano Procolo, ed è un personaggio che, come tutti quelli del paese, ha un grande rispetto per il bosco, per la natura, e quindi non vede di buon occhio all'inizio il nuovo padrone, che sembra essere molto, molto meno rispettoso. Un altro personaggio che è presente è Vettore, che è il domestico sessantenne che semplicemente accudisce, diciamo, alla casa e quindi serve, aveva servito il vecchio padrone e adesso servirà il nuovo padrone. Attenzione però, accanto a questi elementi, diciamo, realistici, personaggi reali, ce ne sono altri che sono assolutamente fantastici, come il Vento Matteo, che era imprigionato e che il colonnello Sebastiano Procolo contribuì a liberare. E il Vento Matteo è comunque una presenza misteriosa, assolutamente, rappresenta proprio il mistero, la voce del mistero, è certe volte inquietante, certe volte benevola, ecco come accade spesso in questi elementi simbolici dei racconti e dei romanzi di Dino Buzzati. Poi abbiamo le guardie forestali, sono altri personaggi realistici, assolutamente, perché sono coloro che intendono proteggere il bosco, ma attenzione, una di esse poi si trasforma in una specie di genio che rappresenta il volere delle piante, il volere della natura. Un altro elemento naturale molto molto particolare e misterioso è la gazza guardiana, che è in grado di contare, ad esempio, quanti sono i visitatori che arrivano nella villa, insomma, di proprietà prima del Morro e poi di Procolo, e quindi è in grado di avvisare, preavvertire gli altri, soprattutto i proprietari,
e lo ha fatto per tantissimo tempo per il padrone Antonio Morro, adesso lo fa sempre più di malavoglia per il nuovo padrone Sebastiano Procolo, tant'è vero che si intravede subito una tensione fra la Gazza Guardiana e questo colonnello in pensione. Infatti, il colonnello è un personaggio, dicevamo, molto 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 autoritario, come dire, è un personaggio militaresco, è una persona insomma che era abituata così nella vita a farsi rispettare, a farsi obbedire, freddo, rigido, marziale. Sembra aver perso la sua spontaneità infantile. Andiamo a leggere per esempio proprio l'incipit del romanzo, dove si legge: è noto che il colonnello Sebastiano Procolo venne a stabilirsi in Valle di Fondo nella primavera del 1925, 10 anni prima della pubblicazione del romanzo. Lo zio Antonio Morro, morendo, gli aveva lasciato parte di una grandissima tenuta boschiva a 10 chilometri dal paese. L'altra parte, però molto più grande, era stata assegnata al figlio di un fratello morto dell'ufficiale, a Benvenuto Procolo, un ragazzo di 12 anni, orfano anche di madre, che viveva in un collegio privato non lontano da Fondo. Ecco quindi che si presenta così questo colonnello in pensione, tormentato dalle proprie ambizioni, incattivito da una vecchiaia senza affetti, incapace di amare e di sognare, abituato a riportare tutto alla logica della gerarchia, della ragione e del profitto. Procolo, infatti, vorrebbe diventare il proprietario delle terre che comprendono il Bosco Vecchio, da lui amministrate per conto del giovane nipote Benvenuto ancora in collegio. E leggiamo adesso alcuni brani proprio tratti da questo libro per capire cosa sarebbe disposto a fare il colonnello per raggiungere i suoi scopi. Il tempo scorre inesorabile, infatti a un certo punto del romanzo c'è scritto: lasciò passare adagio il tempo meraviglioso che si ingrandisce d'ora in ora, inghiottendo senza pausa la vita e accumula con pazienza gli anni, diventando sempre più immenso. Il colonnello spesso si sofferma, una volta che arriva lì, in questa sua tenuta, diciamo così, si sofferma a riflettere sulla vita e sullo scorrere del tempo. Poi, dicevamo, questa gazza, che a lui stava antipatica, mentre era veramente molto, stata molto fedele all'antico padrone Antonio Morro, subito si crea un rapporto di grande antipatia, anche perché la gazza sembra essere sempre presente, troppo presente, e quindi, mentre invece il colonnello vorrebbe fare magari qualcosa di nascosto da tutti. E poi era veramente insopportabile il suo verso. E così, alle 3:49, quando per la decima volta giunse la voce dell'uccello, il colonnello balzò dal letto, si vestì, prese un fucile con alcune cartucce e si avviò per la strada verso l'albero della gazza. Ah sì, infatti era successo che, mentre la gazza era sempre stata precisa e corretta nel suo ruolo di avvistatore per Antonio Morro, adesso invece faceva un po' di scherzi al nostro colonnello Procolo. Cioè faceva i suoi versi, le sue voci, come se stesse arrivando qualcuno, e poi invece non c'era nessuno, e così disturbava il sonno del colonnello, rendendolo estremamente nervoso. Alzò il fucile, mirò e lasciò partire un colpo, e prese la gazza, la quale però fece in tempo a dire: «Vigliacco!» gridava la gazza, «adesso mi hai ferita gravemente. No che non ti dirò che ho visto passare stanotte, no che non te lo dico». Ed effettivamente poi la gazza morì. La prima fase del romanzo quindi è una specie di escalation, di cattiveria da parte di questo colonnello, che si rende sempre più solo. Ecco, la solitudine è quello che caratterizza la sua vita. Prima magari era in un certo senso nascosta dal suo ruolo gerarchico, invece adesso si palesa in maniera sempre più evidente.
che sì, è vero, ogni tanto si mette a leggere, ma è sempre incagnito, cioè intendo dire che vive la vita con grande risentimento. E poi a un certo punto la fantasia inconfessabile. Vagano sovente per le vallate deserte desideri funesti di origine sconosciuta. Essi prosperano nella solitudine, infiltrandosi nel fondo del cuore. Nacque una sera in lui un'idea che andò ampliandosi a poco, il desiderio che Benvenuto morisse. Ah sì, infatti, come abbiamo detto prima, la maggior parte della proprietà era stata affidata a Benvenuto, quindi al nipotino. Sì, è vero, lui era tutore, però purtroppo, insomma, non poteva disporre di tutta la proprietà come avrebbe voluto. Per esempio, lui pensava questo: io che cosa me ne faccio di tutto questo bosco che circonda la grande casa, il palazzo, diciamo, padronale? Non me ne faccio assolutamente niente. Che ricavo ne posso trarre? Niente, nessun ricavo, se non abbattendo gli alberi e poi quindi guadagnando sul legname. Ma questa cosa non poteva farla perché gran parte del bosco di fatto era stata assegnata al nipotino. Allora, per coronare il suo sogno, sarebbe disposto a commettere anche un omicidio, cioè l'eliminazione del nipote. Sebastiano Procolo ha intenzione di abbattere il bosco vecchio, economicamente improduttivo, e ottenere così la parte di proprietà di Benvenuto, il nipote di cui è tutore. Progetta di radere al suolo gran parte del bosco fatto di piante secolari, liquidando come favole le voci secondo le quali in essa foresta, in questo bosco, abitino creature benigne e favolose. Nutre il desiderio inconfessato di sbarazzarsi del ragazzo. E a questo proposito, dicevamo, andando avanti nella storia, c'è proprio la liberazione del Vento Matteo. E visto che il Vento Matteo è stato liberato, era rinchiuso tra i sassi, i massi, le rocce, proprio da Sebastiano Procolo, gli è debitore e sarebbe disposto quindi ad assecondarlo nella sua volontà di far fuori il piccolo, il giovane Benedetto Procolo. Siamo nella fase in cui sta toccando veramente il fondo il colonnello. E qui abbiamo un'altra metafora, un altro simbolo che compare, che è quello delle farfalle bianche. Un simbolo di morte, un simbolo spettrale, un simbolo che rappresenta proprio l'anima guasta e avvelenata del colonnello in pensione. Cosa c'è qui dentro? Cosa c'è qui dentro? E diede un altro colpo di frusta. L'anima tua maledetta, ecco cosa c'è dentro. Detto così, il carrettiere si avvicinò al cassone e ne spalancò lestamente, quindi velocemente, rapidamente, il coperchio. Allora si udì dall'interno un confuso ma intenso brusio e quindi una densa nuvola di piccole, tozze, farfalle bianchicce si alzò rapidamente in cielo. Verso la fine di luglio, mi ricordo perfettamente, dalla parte di fondo è venuta su una nuvola di farfallette bianche che sono entrate nel bosco. Per qualche notte hanno continuato a volare. Solo questo io so, che da allora è cominciato il tormento. E non disse più altro. Fu solo a primavera che si seppe, quando dalle screpolature dei tronchi pullulano migliaia e migliaia di vermi. Le bianche farfalle portate il 26 luglio dal misterioso carro avevano infestato la foresta di uova. Ecco, questo è un po', come direbbe Momo, diciamo così, il nulla che avanza, possiamo dire. Cioè, un progetto di distruzione, di morte, di guerra, no? Perché lui ci aveva vissuto, insomma, con la guerra e col mito della guerra. È penetrato nel bosco, contaminandolo. È penetrato nell'anima
di Benedetti, scusate, di Sebastiano Procolo, rendendolo sempre più insensibile, disumano. A questo punto, diciamo, le guardie forestali, la gente del paese cercano di distogliere il colonnello dai suoi progetti, e spiegando appunto al colonnello che, soprattutto poi con l'antico padrone Antonio Morro, la foresta più bella, seppur minore, il cosiddetto Bosco Vecchio, era sempre stata completamente rispettata. A questo punto c'è una svolta nella storia. Già un po' abbiamo visto degli elementi di sovrarazionale, irrazionale, che compaiono improvvisamente, in maniera quasi gratuita, all'interno del romanzo. Tutto questo si infittisce nella seconda parte del romanzo, quando vediamo appunto che il racconto si trasferisce completamente, si può dire, sul piano del fantastico. L'autore a questo punto ci informa sulle abitudini dei geni degli alberi, di carattere ciarliero e neghittoso, quindi un po' trascurato, e soprattutto sulle vicissitudini di questo vento Matteo, dicevamo magicamente liberato dal nostro colonnello, chiuso in una caverna, infatti era stato lì rinchiuso perché aveva un caratteraccio, ottimo musicista, liberato dopo 20 anni dal colonnello, che gli fa giurare però fedeltà e spera così di avere in lui un alleato contro il suo nipote stesso, Benedetto, e contro le potenze che difendono il bosco. Quindi il vento Matteo sarebbe un personaggio cattivo, no? Perché aiutante appunto del nostro colonnello, che sta meditando non solo il taglio del bosco ma anche l'uccisione del nipote. Però questo vento Matteo si rivelerà un alleato suo fino a un certo punto, e infatti lo vedremo nel resto della storia. Poi c'è anche un grosso topo zoppo che odia il ragazzo Benvenuto. Ah sì, a un certo punto il ragazzo giunge dal collegio e scopre, insomma, di avere un ospite indesiderato in camera, no? Che è questo topo zoppo. Il topo zoppo si era insediato proprio nel letto in cui adesso avrebbe dovuto dormire il giovane Benvenuto Procolo, e quindi il topo odia questo ragazzo perché gli ha portato via il materasso dentro il quale era solito dormire. E così non solo il colonnello Sebastiano ma anche il topo zoppo cercheranno di ucciderlo, di uccidere Benedetto. Però questi attentati alla vita di Benvenuto Procolo, in realtà non sono condotti con molta decisione, falliscono uno dopo l'altro, sia quelli che il colonnello tenta personalmente, sia quelli di cui affida l'esecuzione al vento Matteo. Ottengono l'effetto di spegnere nel ragazzo la voglia di vivere, perché, come abbiamo spiegato, il ragazzo è in una fase, chiamiamola così, di crisi adolescenziale. Ma quando il colonnello, per la sua malvagità, viene abbandonato dalla sua fedele ombra, il rimorso entra in lui. Ecco, qui abbiamo una svolta nella storia. Cioè, abbiamo visto fino adesso il colonnello come un personaggio negativo. Ah, tant'è vero che quando c'è una specie di festa nella foresta, l'unico che non partecipa a questa festa è proprio lui, il colonnello. Si legge infatti nel testo: in certe notti serene con la luna grande si fa festa nei boschi. È impossibile stabilire precisamente quando. Non ci sono sintomi appariscenti che ne diano preavviso. Lo si capisce però da qualcosa di speciale che in quelle occasioni c'è nell'atmosfera. Ah sì, qua vedete un fotogramma del film, invece, nel corso del quale
lo zio e il nipote vanno insieme a misurare il bosco. Infatti lui, il nostro colonnello Procolo, parte con un'idea di poter rendere produttivo il bosco. Per far questo ha anche bisogno di misurarlo. Ma dicevamo, poi ci sono queste presenze inquietanti, il vento Matteo, le guardie forestali, e quindi dicevamo, soprattutto poi, succede questo, che mentre in un primo tempo il colonnello non riesce ad entrare in sintonia con la natura, e la natura può essere capita solamente dai piccoli, dai bambini. Infatti, dice a un certo punto nel testo, in certe occasioni, quelle notti serene, con la luna grande, eccetera, c'è qualcosa di speciale nell'atmosfera. Molti uomini, la maggioranza anzi, non se ne accorgono mai, altri invece l'avvertono subito. Non c'è niente da insegnare in proposito, è questione di sensibilità. Alcuni la posseggono di natura, altri non l'avranno mai e passeranno impassibili in quelle notti fortunate, lungo le tenebrose foreste, senza neppur sospettare ciò che là dentro succede. Quello che stupì profondamente il colonnello era il particolare fermento di vita che animava quella zona della foresta durante i giochi dei bambini. Come vedete, quindi, in questo testo possiamo ritrovare in un certo senso una riedizione del fanciullino pascoliano, cioè di quella parte di noi che è in perfetta sintonia, tra l'altro, con la natura, che vive di stupore e di meraviglia, che in genere però viene completamente nascosta durante la maturità, durante la crescita, nella vita adulta, insomma. Tanta animazione non durava a lungo, il colonnello era arrivato da pochi minuti sul posto, ed ecco che il canto degli uccelli affievolirsi. Appena arrivava lui, questa gioia, questa felicità della natura si spegneva, si attenuava, diminuiva. Fuggire gli scoiattoli e i ghiri, farsi silenzio sulle rame, e talora, sui rami quindi, e talora comparire nel cielo sinistri nuvoloni. «Che cos'è questa storia?» gridò. «Avete interrotto la festa perché i ragazzi se ne sono andati? Ci sono ancora io, mi pare!» dice appunto il colonnello. Il genio, ecco il genio, detto nel romanzo il Bernardi, quindi geni che poi addirittura si fanno vedere, possono parlare per mezzo di uomini oppure animali. Il genio si fece incontro al colonnello, era il Bernardi. «Non posso farci niente», gli rispose. «Matteo a quanto pare se n'è andato, e poi i miei compagni, lo confesso, hanno avuto sempre una propensione per i bambini». Ecco, il genio rappresenta, è la voce in un certo senso della natura, dice, gli spiega, ecco, la natura è fatta per i bambini, non per un vecchio, diciamo, così incancrenito come sei tu. «Anche voi siete uguali agli uomini», disse il colonnello con un tono amaro. «Finché si è piccoli non ci sono attenzioni che bastino. Quando poi si è diventati grandi, si è faticato e si è stanchi, non c'è un cane che ci guardi». «La questione è forse un'altra», ribatté il Bernardi lentamente. «A una certa età tutti voi uomini cambiate. Non rimane più niente di quello che eravate da piccoli. Diventate irriconoscibili. Anche tu, colonnello, un giorno dovevi essere diverso». Ecco il discorso che vi facevo, quindi, del fanciullino pascoliano, oppure del mito, se vogliamo, mito del buon selvaggio, il mito dei primordi dell'umanità, che possiamo trovare sia in Rousseau sia soprattutto in Leopardi. Anche noi siamo stati un giorno diversi. I due rimasero così l'uno di fronte all'altro per qualche istante, senza dire una parola. Poi il Bernardi salutò, avviandosi lentamente verso il fitto della foresta, che era ormai tutta solitudine e silenzio. Finalmente anche il colonnello si mosse, facendo traballare e cigolare un po' la lanterna spenta. Fece 6 o 7 passi, quindi si arrestò, voltandosi di scatto indietro. Aveva avuto l'impressione che qualcuno lo seguisse. Guardò, ma non c'era nessuno.
Tutto era immobile e quieto, sotto la luce della luna. Egli allora però si accorse di lasciare dietro a sé un'ombra lunghissima e nera, assolutamente spropositata. Il fatto che la luna stesse tramontando e i suoi raggi fossero molto obliqui non bastava a spiegare quell'eccezionale lunghezza. Il colonnello fece qualche altro passo, poi si voltò nuovamente. «Che cosa vuoi da me, ombra maledetta?» domandò con voce rabbiosa. «Niente», rispose l'ombra. Ecco sì, qua dicevamo abbiamo letto un altro brano bellissimo di questo romanzo, perché l'ombra è un altro personaggio, un personaggio che come vedete in questo brano si allunga, poi scompare, poi ritorna. Anche questo è, potrebbe essere la rappresentazione, ovviamente la rappresentazione ad esempio della coscienza di Sebastiano. Ma succede qualcosa. A un certo punto succede che il colonnello Daidai alla fine attua un cambiamento. Riesce anche lui a percepire cosa dice la natura. Già il fatto che, per esempio, dialoghi con i geni, abbiamo visto prima, no? Dialoghi con le ombre, gli permette piano piano, di ritornare ad un'apertura di cuore che non aveva mai avuto in vita mentre faceva il colonnello e che gli permette adesso di rientrare in sintonia con la natura. È una cosa del tutto inaspettata, no? E a un certo punto succede qualcosa. Ecco, no, leggiamo un brano che ci rappresenta proprio questa svolta, no? Nel colonnello. Per la prima volta nella sua vita, siamo verso la fine del romanzo, conobbe i rumori della foresta. Quella notte ce n'erano tanti di rumori. Il procolo li contò addirittura ad uno, uno di tanto in tanto vaghi boati fondi che parevano uscire di sottoterra quasi si preparasse un terremoto, due lo stormire di foglie, tre il cigolio di rami piegati dal vento, quattro il fruscio di foglie secche sul suolo, cinque il rumore di rami secchi, foglie e pigne che cadevano a terra, e via discorrendo, e ne trovo sempre di più, fino a 15, no? Di rumori della natura che dialoga con lui, e questa volta lui è aperto a questo dialogo, e quindi improvvisamente le cose cambiano. Il rimorso, questa coscienza, questa consapevolezza di essersi veramente degradato, piano piano rendono possibile il cambiamento. E questo soprattutto avviene alla fine dell'ultimo attentato. Il topo sta finendo di rosicchiare una trave posta proprio sopra il letto di benvenuto ammalato. E allora che cosa fa il colonnello? Stavolta salva il nipote. Allora i geni del bosco incominciano anche loro a cambiare atteggiamento nei confronti del colonnello. Si mettono d'accordo e patteggiano con il colonnello la rinuncia a tagliare gli alberi. Saranno disposti a guarire il nipote, quindi a guarire benvenuto, purché il colonnello rinunci per sempre a tagliare gli alberi del bosco. E alla fine c'è l'ultimo scherzo, uno scherzo del vento Matteo. Il vento Matteo gli porta la notizia che il nipote è stato sepolto da una slavina. A questo punto succede quello che non ci saremmo mai aspettati da lui. Cioè il colonnello prende il badile perché sa dove è caduta la slavina e vorrebbe spalare fino ad arrivare al punto in cui è intrappolato il nipote per salvarlo ancora una volta, per liberarlo. Ma si trattava di uno scherzo. Anzi, il colonnello, continuando a lavorare, a spalar neve, si ammala tanto gravemente da essere in fin di vita. Lo zio si è precipitato per salvare il nipote e questo l'ha messo a rischio di perdere la sua stessa vita. Ecco il sacrificio che era necessario perché si compisse la redenzione del colonnello. Comunque anche questo avviene in
in una maniera un po' gratuita, ecco, forse diciamo il carattere un po' acerbo di questa opera, che è quasi un'opera prima, un'opera seconda, ecco. Ma sicuramente Barnabo dalle montagne e anche Il segreto del Bosco Vecchio si vede che sono le sue prime prove. Dopo risulterà molto più raffinato anche nelle sue allegorie, nella sua simbologia e nei passaggi dal reale al fantastico, come abbiamo visto nel fantastico, bellissimo racconto del Colombre. La sua morte è qualcosa di gratuito, appare poco necessaria allo svolgimento della favola, che stava finendo bene tutto sommato. Sembra farci venire in mente la fine di altri romanzi di Buzzati, come La morte del tenente Angustina nel deserto dei Tartari. Muore però anche il vento Matteo, che deve seguire la morte dell'uomo a cui ha giurato fedeltà. Simbolicamente queste due morti devono significare anche il passaggio di benvenuto dall'età in cui si conosce il linguaggio degli esseri non umani, degli alberi, eccetera, all'età adulta, in cui tale conoscenza è perduta. Insomma, questo può farci capire anche come questo strano romanzo, indubbiamente, come mai questo strano romanzo non abbia avuto successo all'inizio, quando è stato pubblicato. Ma il finale, che adesso andremo a leggere, a nostro parere ce lo riscatta ai nostri occhi. Del resto, la narrativa di Dino Buzzati è diventata una narrativa, ormai possiamo definirla così, davvero classica, importante, tutta quanta. E quindi sono state valorizzate anche le opere minori come Il segreto del Bosco Vecchio. Ci lasciamo con le parole finali del libro. Numerose testimonianze ci hanno permesso di raccogliere le seguenti notizie sul colonnello Sebastiano Procolo. Tanto si discusse nei riguardi di quest'uomo e con tanto livore che ci par giusto stabilire finalmente il vero e cancellare la trista ombra che finora pesava sulla sua memoria. Non spetta a noi di fare giudizi sul conto del defunto ufficiale, ma pochi sanno come quel vecchio grandemente odiato, che alcuni ritennero pazzo, che tutti temendo maledicevano, come quell'essere gelido sia stato pure lui un uomo.